Formazione al femminile è l'occasione di un congresso Pincotology che si sta svolgendo in questi giorni al San Raffaele di Milano, la cui responsabile scientifica è Lucia Oriella Piccioni, che è qui con noi e ci racconta quali sono i contenuti scientifici emersi oggi in questo primo corso di aggiornamento e in particolare qual è stata l'idea, insomma, la soddisfazione anche alla base della buona riuscita di questa iniziativa. Devo dire che oggi è stata una giornata piena di soddisfazione, ho visto gente entusiasta, il contenuto scientifico è stato elevatissimo, l'entusiasmo ha coinvolto non soltanto il rosa, ma c'era qualche azzurro che ha partecipato fino all'ultimo minuto, siamo in ritardo, ma sono stata felice di rimanere. Quello che mi ha spinto e mi ha entusiasmato e mi ha portato a fare questo evento è stata l'idea di creare una collaborazione. Un network lavorativo tra donne è sempre difficile conoscersi, stiamo diventando numerose, quindi mi sembrava giusto e doveroso riunirci. Sperando che questo sia il primo momento di riunione, ci possano essere eventi formativi e gruppi di lavoro futuri dove poter delineare anche linee guida, prospettare studi. Insomma, creare qualcosa di utile per noi stesse e anche in collaborazione con i nostri uomini, che tra l'altro sono quelli che ci hanno formato e ci hanno portato ad essere quelle che oggi siamo e hanno mostrato di essere in questo evento. Ecco, lei sta parlando di un settore molto particolare che è quello della chirurgia dell'orecchio. Questo cosa significa? Ci sono ovviamente buone prospettive per le ragazze, insomma, che si stanno avviando alla specializzazione, ma ecco, non lo dice soltanto una questione di pari opportunità, ma lo dimostrate voi professioniste che già da molti anni siete così in prima linea anche con ruoli di responsabilità. Qual è il consiglio che dà alle sue colleghe che si apprestano a entrare in questo settore? Di essere se stesse, di lottare per quello in cui credono. E oggi, a differenza di molti anni fa, non ci sono più quelle grosse difficoltà, legate al sesso. Forse siamo più timide noi, o forse le nuove generazioni sono un po' diverse da quella che era la mia, perché ormai questo scoglio della differenza di sesso è superata, in medicina le iscritte sono quasi tutte donne ormai, il 50% delle scuole di specialità chirurgiche sono occupate da donne, quindi in sala operatoria ormai siamo presenti quanto gli uomini, quindi si tratta soltanto di imparare a collaborare di più tra di noi. Con gli uomini è facile. Rimane forse un pochino più difficile collaborare tra di noi, mettiamola così, è un momento per riflettere che anche noi stessi dobbiamo cambiare atteggiamento. Ecco, un'ultima battuta su questo fatto. Il gioco del pink, del rosa è molto divertente, anche serio per certi versi. Non ne facciamo una questione di genere, però il punto è, secondo lei c'è una visione particolare che si può dare al femminile dell'otologia o appunto è un modo semplicemente per giocare su questo approccio? Ma dal mio punto di vista è un modo per giocare, anche per dare una spinta a questo tipo di chirurgia che non solo vede pochi protagonisti ormai nel campo femminile, cioè vede pochi protagonisti nel campo femminile, ma anche nel campo maschile sono ormai pochi gli otochirurghi, quindi è un modo diverso per spingere verso questa chirurgia che tra l'altro, essendo una chirurgia molto fine, fatta di particolari, è anche molto adatta alla donna. E questo splendido tailleur fucsia dimostra proprio che è stato bellissimo anche questa idea e lei la interpreta al meglio. Grazie per il contributo. Grazie molto, il tagliere è un altro modo per giocare, grazie tante.